Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Slimmy Gamer. Oggi vi volevo presentare un gioco molto interessante per quanto riguarda l'impegno, più che altro. Si chiama Skills. Questo gioco si può trovare sul Play Store di Google, ma non ho controllato, ma credo anche sull'iTunes Store. E questo gioco ovviamente è un gioco di logica. Ora io ho già fatto un po' di livelli. Ma è anche bene rifarli perché non sono così semplici. Alcuni sembrano semplici, ma non lo sono. Allora, andiamo al primo livello. E questo sembra stupido, ma non lo è. Allora, il primo livello, dobbiamo praticamente trovare il numero 1. Dice, semplice trovare il numero 1, no? Vedete infatti che ci sono un sacco di 7 e l'1 è qua giù in fondo. Ok, andiamo avanti. Qui dobbiamo trovare il numero 3. Provo subito oggi. Questo invece non lo trovo. Aiuto, 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 aiutissimo, aiuterrimo. Cavoli, non lo vedo. Sto per perdere, sto per perdere, sto per... Ho perso. Ecco, era lì. Comunque te lo segna poi alla fine dove era realmente. Ok, va bene, abbiamo sbagliato. Vi faccio vedere anche gli altri livelli, così li potete vedere, scusate, li potete vedere tutti. Allora, qui per esempio, qui dovevamo mettere in ordine i numeri. Questo è tipo memory. Questo qua è bellissimo, questo qua si fa incazzare tantissimo. Adesso lo facciamo insieme. Scegli l'affermazione se è corretta o no. Allora, è un quadrato viola? Sì. È un cerchio blu? No. È un quadrato blu? No. È un quadrato rosso? No. Non è un cerchio rosso, falso perché è un cerchio rosso. È un quadrato marrone, falso perché è un cerchio marrone. Ok, continuiamo. È un quadrato nero? Sì. Non è un cerchio nero? Sì, non è un cerchio nero. Non è un cerchio blu? Sì, non è un cerchio blu. Non è un quadrato verde? No, è un quadrato verde. È un quadrato viola? Sì, è un quadrato viola. È un cerchio verde? Sì, è un cerchio verde. È un quadrato rosso? No, perché è un cerchio rosso. È un cerchio rosso o un cerchio viola? Sì, perché è un cerchio viola. Non è un cerchio blu, né un quadrato arancione, vero? È un cerchio blu o un cerchio marrone? Falso. Non è un quadrato viola né un quadrato arancione, vero? Non è un cerchio nero né un cerchio rosso? Falso, perché è un cerchio nero. Non è un cerchio viola né un quadrato arancione, vero? Non è un cerchio verde né un cerchio nero, falso perché è un cerchio verde. Ok, è un quadrato marrone, sì. È un quadrato blu, no. Non è un cerchio nero, falso. Ok, ho sbagliato. Ho dato la risposta sbagliata. Comunque, erano 4 round. Vedete che comunque bisogna essere un attimino svelti e veloci di logica perché la situazione non è prettamente così facile. Ne facciamo un altro e poi niente, ve lo lascio provare. Tap the blue button. No, ok. Seleziona il bottone nero. Seleziona il bottone viola. Seleziona il bottone blu. Seleziona il bottone blu. Seleziona il bottone marrone. Ok. Non selezionare il colore viola. Quindi ne basta uno a caso. Non selezionare il colore verde. Quindi basta rosso. Non selezionare il colore rosso. Quindi va bene viola. Non selezionare il colore viola. Quindi va bene verde. Seleziona il bottone rosso. Non selezionare il colore nero. Ok, va bene. Seleziona il bottone marrone. Seleziona il bottone viola. Seleziona il colore nero. No, era non selezionare. Ok, ho sbagliato. Va bene, ragazzi, io vi consiglio di provare questo gioco che, a parte le pubblicità che appaiono ogni tanto, ma non sono nemmeno molto invasive, è molto carino, allena la mente. Poi ci saranno anche altri giochetti anche più difficili. Direi un buon giochetto per passare il tempo, il famoso gioco d'accesso, ma neanche più di tanto perché secondo me è già un po' troppo impegnativo, potrebbe distrarre. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Un saluto da Slimmy.